Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Silent Sector, un gioco uscito a febbraio del 2021 che costa 12,49€ su Steam. Non è in Early Access perché siamo arrivati alla versione 1.1 in cui hanno aggiunto le home base degli utenti con la possibilità di mettere i propri item all'interno. Che cos'è? Non innova questo gioco, non aggiunge nulla di nuovo al panorama spaziale in stile combattimento in 2D, ma lo andiamo a provare e traiamo le conclusioni. Essendo io appassionato di giochi spaziali, lo valutiamo insieme. La cosa che ho notato è che abbiamo una squintalata di professioni iniziali, ma io in questo momento non posso esimermi dal non fare il minatore. Mio nonno era un minatore, tua nonna era una minatrice, tuo papà era un minatore, tua mamma era un minatore. Tu sei un minatore, non uno molto buono, ma insomma abbiamo il 10% di possibilità in più di estrarre minerale. Siamo uomini o donne? No, ti piacciono aliens, others, girls. The Amoeba Cluster contiene centinaia di stelle. Sono angoli noiosi dell'universo per fino a che i prospettori, quelli che scavano, hanno trovato il campo più grande di Eldorite nella galassia conosciuta. Quella scoperta ha fatto partire una nuova corsa all'oro. Centinaia di navi, alcune affiliate a larghe grandi corporazioni e alcune appartenenti alle ditte, diciamo le aziende indipendenti, hanno iniziato a prendere parti della galassia per sé. In questa follia c'era l'opportunità, la possibilità di salute, di benessere e successo. Il mio amico Tom, che ha raggiunto la Meba Cluster 2 anni fa, mi ha mandato i soldi per acquistare un piccolo pezzo di tecnologia per il minaggio, lo scavo. Mandato a Vega Station e venduto al 10 volte al prezzo originale. Dopo alcune settimane di lungo viaggio in solitudine nello spazio, sono arrivato alla Mining Base, alla Star Base di Scavo, dove speravo di rifornire le mie provviste. Ok, iniziamo. Warning, electric in... ok. Interferenze elettriche potrebbero aver danneggiato i sistemi. Facciamo il test. 5, 4, 3, 2, 1, fatto. Sistema ok. Ha saltato il numero 3 nel contare la rovescia. Ok, sta caricando tutti i sistemi e probabilmente adesso mi farà fare il movimento. Premi il journal J per vedere. Testa le tue armi, testa il sistema di comunicazione e riposati nel quartier generale del mining. Ok, quindi praticamente ci spostiamo di lato, con N accediamo ai messaggi. Benvenuti al gioco, usa il VASD per volare con la tua nave, il tasto sinistro per sparare, il tasto destro per sparare colpi più potenti, più alti, sì, più potenti. Sono più forti ma consumano più energia dagli scudi. Ok, molto interessante, perché se io sparo mi diminuiscono gli scudi, sì. Ok, adesso che altro dovevamo fare? Test your weapon. Test il sistema di comunicazione. Ok, devo volare dalle navi vicine. Però intanto voglio provare a sparare. Ok, questi sono i colpi più potenti. Ok. Ah, è un sistema di controllo stranissimo, perché non guidiamo, cioè praticamente ci muoviamo semplicemente con le frecce, quindi è un po' come un twin stick shooter, una sorta di cose di questo tipo. Dobbiamo rilevare sul radar qualcuno. Up, dobbiamo fare attenzione, non mi piace tantissimo, anche se in realtà
tiene, il gioco tiene conto del fatto di come siamo girati, nel senso che io adesso se mi muovo in su, mi muovo a questa velocità, mi muovo a questa velocità, ma se mi giro vado più veloce perché ovviamente ho i post bruciatori, insomma, nella parte posteriore. Abbiamo un trader, un commerciante indipendente. Cosa? Stai testando la radio? Ah sì, funziona, posso sentirti forte e chiaro. Ok, abbiamo testato anche la radio. Cosa ci manca da fare? Riposati nel mining hub. Ok, non voglio sparare a sto povero tizio che sta minando per i fatti suoi. Aia, che dolore. Sto distruggendo gli scudi in modo assolutamente stupido. Spero di non sparargli per sbaglio. Ok, questo è il quartier generale. Ok, io capitano. Cosa posso fare per lei? Per me per andare avanti. Ok, ho bisogno di riposarsi. Ah, noi siamo hero, l'eroe dell'avventura. Ho bisogno di riposare, sistemare la nave e raccogliere e prendere un po' di provviste fresche. È passato molto tempo dall'ultima volta che ho visto una nave di provviste, ma abbiamo molte provviste che stanno per scadere. Grazie, qualsiasi cosa è meglio di quello che ho a bordo ora. Alcune ore più tardi. Grazie per le provviste. Prego. Ho guardato il tuo cargo, pensi di venderle alla Vega Station? Sì, ho sentito che è il miglior market nel settore. Forse non il migliore, ma buono abbastanza e abbastanza sicuro. Improvvisamente un allarme suona, senti ordini vari dalla staff della stazione. Oh cavoli, navi sul radar, sembra una flotta dell'Unione. Unione? Chi sono? Solo i grandi sfigati dell'universo, i protettori di questa parte di spazio. Non suona così male. Tu credi? Sono letteralmente il peggio del peggio del peggio. Prendono ogni cosa, va bene, donne, drink, il mercato libero, va bene. E quindi? E quindi dobbiamo assistere a questa distruzione? No, sono anche molto armate, guardando dalle barre sopra. Questo è l'ammiraglio Zed dell'Unione Galattica. In accordo col decreto dell'Unione, questa colonia è ora sotto diretta proprietà dell'Unione Galattica. Cosa? Sarebbe poco saggio provare a resistere. Portiamo pace e stabilità al settore. Noi siamo una colonia indipendente di minatori. Non avete diritti qui. Sbagliato. Unisciti o lascia il settore immediatamente. Non puoi cacciarci via. Siamo stati qui per anni. È il nostro settore, la nostra stazione, la nostra vita. Non andremo da nessuna parte. Lascia pacificamente o sottomettiti o non sottomettiti o approva le nostre regole. Se no vi distruggiamo, insomma, il senso è questo. Ci difenderemo. 3, 2, 1... No! Aia! E non ho molta scelta qua da fare. Devo esplodere anch'io. Questo è l'incipit dell'avventura. Quei bastardi hanno distrutto la mia nave. Ma non mi potevo nemmeno muovere. Tutto il mio cargo. E ho preso tutti i miei soldi. Tutto eccetto il credito di emergenza che avevo nascosto nelle mie scarpe. Ora sono costretto in questa piccola capsula volando nello spazio. La odio. È da sfigati. Ma qual è il suo nome? Zed? Qual era il suo nome? Zed? Ammiraglio Zed? Ho bisogno di una nave. Una fottuta buona nave, un fottuto buona arma. E poi gli farò il paiolo. Amico mio, Tom.
devo risolvere un problema. Sono intrappolato in questa piccola capsula volando attraverso lo spazio. La odio. Ti troverò, ammiraglio. Vabbè, questo è l'incipit iniziale. Quello che facciamo dopo, adesso lo proviamo, poi chiudiamo e proviamo l'inizio, vediamo se cambiando la professione cambia o l'inizio è sempre quello. Giusto così per chiarirci un po' questa cosa. Dopo 42 giorni nel vuoto, un commerciante trova la tua capsula e ti porta alla Vega Station. Devi acquistare una nuova nave, un po' di equipaggiamento e trovare il tuo amico Tom. Ah, siamo sul ponte. Benvenuto. Goblin. Cioè? Queste sono le navi. Bruttissime. Abbiamo 10.000 crediti, quindi possiamo comprare solo queste. Questa è un un combattente leggero. Questa è uguale. Ah, ognuno... Sono tutti combattenti, ma hanno una fazione diversa ognuno. Questa è dell'Unione Galattica. Cambiano un pochino i parametri. No, io voglio prendere questa dell'Unione Galattica, così li batterò dall'interno. Controlla le armi disponibili nell'armeria e potenza la tua nave nel workshop. Ok, voglio... bella la mia nave, mi piace. Adesso voglio... come faccio? Beh, spara. Mica velocissima. Ehi, sei interessato a una mappa locale? Posso uploadarla? Sì, acquisto la data. Quindi? Ho comprato nuove cose. Le coordinate sono state aggiunte alla tua mappa di navigazione. Ok. Press A to buy the ship. L'ho comprata la nave. Adesso, dove devo andare? Visita la stazione Vega. Prenditi vendetta su Zed e trova Tom. Ok. Adesso diamo un'occhiata... Ma non può essere questa la Vega Station. Questa è l'armeria. E si possono comprare cannoni. Mine. Compro un altro cannone. Ok. Buono. Quindi adesso spariamo con doppio cannone. Ok. Qua si fa... Ah, questa è la stazione Vega. Ok. Boia mondo, che botta. Allora. Bellissimo. Si salvano i progressi. Salviamo subito. Poi... Contact base. Ah, c'è Ophelia. Ehi, straniero, nuovo qui, posso aiutarti? Sto cercando l'ammiraglio Zed. Sorry, dolcezza, non l'ho mai sentito. E un tizio chiamato Tom Smile? Il mio dolce piccolo Tommy. Guarda. Controlla questa barra nella Delta Sector, grazie. Va bene. Grazie. Sempre interessante il gioco. Comunque qui sono i lavori, quindi si possono accettare vari lavori. Interessante, molto bella anche questa cosa, perché ricorda anche un po' Astarox Imperium, così come tutti i giochi di questo tipo, anche se Astarox è un EVE offline. Però distanza 48 anni luce, richiede un tot di cargo space che abbiamo. Nave di cibo, vediamo se riusciamo. Aia, che male. E questo è l'Intergalactic Commodity. Si possono comprare delle cose. Qua abbiamo la stiva piena. Qua potremmo tecnicamente vendere le cose. Comunque, qua vediamo la posta. Qua vediamo lo stato della nostra nave. Qua vediamo il journal. E qua vediamo i trophies, che è l'ultimo, con i trofei che abbiamo ottenuto. Quindi i menu sono alla fine questi. Ah, tra l'altro... Boiamo... Scusa. Non volevo. No, volevo... Ok. No, dovevo leggere tutti i messaggi. Ok, perfetto. Con il tab poi si va su questo menu, che sono i talenti. Quindi possiamo aumentare una di queste cose. Possiamo aumentare... Abbiamo punti adesso uno. Qua si fa più danno, quindi aumento di uno l'offensività. Adesso, questo vende oil. Cos'è che vende questo? Ah, ho fatto il carburante. Ma perché consumiamo anche il carburante? Press map icon to start hyper jump. Ok, vediamo un attimo chi c'è qui. Salve.
Conosci la leggendaria location del corpo del più grande artista di tutti i tempi? Posso dirtelo, 220 monete. No, grazie. Non ci si può finire addosso. No, ma cavoli, ma il carburante. Ah, in alto, è vero, è vero. Ho speso gli ultimi soldi che avevo per comprarmi il carburante. Vabbè, no, quasi. Col tasto H apriamo la mappa e si salta. Dove si salta? Bellissimo il settore. Dobbiamo andare. Bello perché indica anche dove sono le missioni. Andiamo nella fascia delta, ok, bene. Bene, 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 bene. E cerchiamo ora il nostro amico Tom Smile. Abbiamo 40, no, carburante ne abbiamo ancora. Abbiamo la Rosy Bar. Mannaggia. Gli sto raccontando quello che sta succedendo. Così Zed ha distrutto la tua nave, quel bastardo. Vabbè. Piccolo consiglio: migliora la tua reputazione con almeno una delle fazioni qui. Ti darà accesso alla loro tecnologia. Molto interessante. Se siete arrivati fin qui, perché ultimamente vedo che i video non se li fila nessuno. Se siete arrivati fino a questo punto, vi dico che non è male il gioco. Allora, qua possiamo addirittura dire che preferiamo una fazione nostra. In sintesi, nessuna. No, io punto all'Unione Galattica. Anche se l'Unione Galattica è quella che ci ha distrutto. Ce ne sono tante. I Free Riders. Ah, odiamo l'autorità. Sì, la odio anch'io. Perfetto. Aia. Ok. Tom Faction. Ok. Ah, no, posso avviare la disputa con una fazione. Ah, ok, era lui. E sono in debito con Tom Smile. Quindi praticamente gli devo 20.000 crediti. Dovresti trovare un modo per pagarlo. Porta i crediti al Delta Sector. Ah, era lui, che pirla che sono. Era lui, sì, che è diventato un barista. Non ho letto. Questo è uno dei grandi problemi quando in inglese magari saltate dei dialoghi che dite sono. Invece era lui. Quindi ho scoperto che adesso gli devo 20.000 dollari e va bene. Tra l'altro devo portare queste cose qui. No, ah sì, vabbè. Devo portare questo cibo che non mi ricordo dov'è, però intanto dov'è che dovevo portarlo? No, fatemi uscire un secondo da questa modalità perché voglio capire. Iron Glass. Ma dov'è sto posto? Location Colossus. Ok, vediamo se lo troviamo. Se troviamo il sistema Colossus. No, direi di no. Ci sono sistemi sconosciuti, magari qui. Zodiac. Vediamo qui. No, lì sembra essere non un sistema, ma intanto stiamo consumando carburante. Liru. Amigo. Ah, eccolo lì, Colossus. Eccolo lì. Ci facciamo la benza lì quando ci pagano. Ok, va bene qua. Molto bello devo dire. Molto carino come gioco. Non me l'aspettavo. Ehi, hai i miei shipment? Portameli. Sì, certo, c'ho io la tua roba. Adesso la nave è velocissima. Secondo me potrebbe essere un. Vediamo. Questa è l'armeria. Non ci interessa. Questo è un pannello di difesa molto minaccioso. Ok. Ok, ho portato il cibo e ho finito la quest. A questo punto dovrei aver fatto un po' di soldi, sì. E con un po' di soldi vado qua in alto, che dovrebbe esserci se segue quello che c'era su. Ok, nella fazione abbiamo sbloccato la nuova arma. Qua abbiamo il dock. Ah, sono nuove navi. No, devo cercare quello che fa la benza, questo. Ah, lo riempie del 10% ogni volta. Praticamente ho ripagato solo la benzina. Va bene. Voglio andare a vedere adesso cos'era quella cosa che abbiamo visto prima in Delta. Quindi ci andiamo. Attenzione, territorio offerta un armistizio ai Free Riders. Va bene.
molto interessante, graficamente carino. La Rosy Bar, no, devo ottenere 20.000, ma vediamo un po' che cos'è questo. Facciamolo sto combattimento contro i pirati. Uccideremo l'unione. Ah no, non possiamo. Non posso accettare nessuna disputa con loro. Qua però mi dice che se con sti tizi qua, gli Eritors, siamo a meno 10, ma se gli do 10.000 loro si dimenticano di me, così come i pirati. No, non è un'arena, è tutto l'opposto, è per sistemare i casini che combinate. Scusate, ma questo non posso sparargli? No, è evidente che non posso sparargli. Vabbè, vediamo, vedete che li troviamo tutti verdi sti qua, quindi non ci viene data neanche la possibilità di... Ah, sto lasciando l'area. Ah, perché uscendo si va così. Ok, dai, diamo un'occhiata a quel settore lì. Maul, andiamo qua, settore sconosciuto. Sarà un settore dei pirati, vediamo un po' come funziona qui. No. Ok, c'è un nemico, lo vedo già qui sul radar. Vediamo come ce la caviamo in questo settore rosso. Stiamo consumando anche la benza. No, non sono amici, però mi sparano. Dei missili teleguidati! Oh mannaggia. E non posso neanche fargli niente, eh. No, direi che qui ho finito gli scudi. Possiamo col tasto shift accelerare? Ma la cosa che io mi domando, ma noi siamo dei minatori, ma possiamo scavare? Io penso proprio di sì, perché perché dovremmo avere il... la possibilità è stata aggiunta nelle patch a marzo, la possibilità di minare. Però adesso andiamo a vedere, andiamo a dare un'occhiata. Non qui, devo andare alla Vega. Andiamo alla Vega e vediamo. Ah, l'Unione e i ribelli sono amici ora. Ok, vediamo se abbiamo la possibilità di comprare... Aia! Di comprare qualcosa. Food, possiamo comprare anche mucche. Aia! Mamma mia. Galaxy Workshop. Heat Shield. Mining Machine. Sì. Posso venderla una di queste? Vendi, sì. Ah, ok, si scava così. Vabbè, io direi che dato che abbiamo visto un po' di cose, io esco e proviamo a vedere solo giusto l'inizio. Se io scelgo un'altra professione, tipo il soldato, vediamo se... E mi piacciono i robots. Voglio vedere se l'inizio è uguale. Sì. Sì, direi di sì. L'inizio sembra essere assolutamente identico. È un gioco che mi tengo lì in previsione magari di una live, perché può essere veramente carino andare a vedere come si evolve. L'inizio sembra assolutamente identico, però vediamo adesso se dopo aver fatto queste cose... Ok. Vediamo. La nave è diversa da quella di prima, è molto più potente. Ok, testato la radio. Sì, sto testando la radio. No, è uguale, l'inizio è assolutamente identico. Sì, no, la storia è uguale. Cambiano i bonus che abbiamo all'inizio.
Perché infatti arrivano le navi adesso, esattamente come visto prima. E le navi che vedete adesso sono quelle che alla fine dell'unione che io avevo comprato, perché avevo comprato questa nave qui. Ragazzi, questo gioco è assolutamente intrigante. Devo tirare una conclusione e dirvi se vale effettivamente 12,49 euro? Io vi dico di sì. Secondo me sì, se siete appassionati di questo genere spaziale con questo scorrimento un po' alla Star Sector, un po' alla... Mannaggia, non me ne ricordo, altri ce ne sono, Sol, c'era Sol mi pare, che avevo giocato diversi anni fa con Mr. Delric, diciamo che può essere assolutamente intrigante e interessante un gioco del genere. Quindi ora tocca a voi, fatemi sapere se vi interesserebbe vederlo in live magari una volta, ma soprattutto i vostri pareri, perché ormai giochi che escono di originali ce ne sono veramente pochissimi, ma questo mi sembra assolutamente ben fatto e a livello di lingua inglese è assolutissimamente comprensibile. Attendo i vostri pareri qua sotto nei commenti. Non lo chiedo quasi mai, però vi chiedo, mettete il like se il video vi piace, se volete sostenere il canale in modo che magari il video venga visto un po' di più. E alla prossima, e ciao ciao!